Prima Re, capitolo 18. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Eli in questi termini: «Va, presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese». Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria e Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. E quando Izebel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti e li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Acab disse ad Abdia: «Va per il paese, verso tutte le sorgenti, tutti i ruscelli. Forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame». Si spartirono dunque il paese da percorrere. Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia, e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Sei tu il mio signore Elia?» Quegli rispose: «Sono io. Va a dire al tuo signore: ecco qua Elia». Ma Abdia replicò: «Che peccato ho mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab, perché egli mi uccida? Com'è vero che il Signore, il tuo Dio, vive? Non c'è nazione né regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti». E quando gli si diceva: «Egli non è qui», faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. E ora tu dici: «Va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia». Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà non so dove, e io andrò a fare l'ambasciata ad Acab, ed egli, non trovandomi, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Izebel uccideva i profeti del Signore, come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua? E ora tu dici: «Va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia», ma egli mi ucciderà. Elia rispose: «Com'è vero che vivi il Signore degli eserciti di cui io sono servo, oggi mi presenterò ad Acab». Abdia dunque andò a trovare Acab e gli fece l'ambasciata, e Acab andò incontro a Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse: «Sei tu colui che mette scompiglio in Israele?» Elia rispose: «Non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano alla mensa di Izebel». Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele, radunò quei profeti sul Monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispondeva nulla. Allora Elia disse al popolo: «Sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, quelli ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio». Tutto il popolo rispose dicendo: «Ben detto». Allora Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi, poiché siete più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco». Quelli presero il loro toro, lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: «Baal, rispondici». Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, pure indaffarato, è in viaggio. Può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà». E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e con lance, finché non grondavano di sangue.
È passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui soffriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta e nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatemi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, a quali il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso dalla capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse: fatelo una seconda volta. E quelli lo fecero una seconda volta. E poi disse: fatelo per la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. All'ora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio di Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tuo Signore sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab salì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e gettandosi a terra si mise con la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su, guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sale di ad Acab, attacchi i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Ezer. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israele.